Ciao a tutti, trattiamo in questo corso come scoprire la menzogna con le microespressioni facciali e con la comunicazione non verbale. Noi possiamo mentire da un punto di vista logico-razionale con la comunicazione verbale, ma la comunicazione non verbale, per chi sa leggere ovviamente questi segnali di comunicazione non verbale di microespressioni facciali, dice sempre la verità. La parte emotiva non mente. Ecco che però serve, bisogna conoscere quelli che sono i criteri di valutazione della menzogna e saperli interpretare, saperli decodificare. Dico subito che non esiste un segnale univoco della menzogna. La stessa macchina della verità non scopre la menzogna, ma scopre delle emozioni. Quello che noi possiamo cogliere sono delle emozioni. Alcune emozioni e alcuni microsegnali collegati a certe emozioni sono degli indicatori di menzogna. È ovvio che non garantiscono che la persona dica veramente una balla o una menzogna, però messi assieme tanti indizi fanno una prova. È ovvio che se non riceviamo nessun indizio, beh, non abbiamo nessuna prova, il che non vuol dire che la persona non mente, magari non siamo stati in grado di leggere. Vi faccio un esempio: io adesso sono vestito in borghese, questo non può escludere che io sia un carabiniere, ma sicuramente il fatto che sono vestito in borghese non è un indizio che io sia un carabiniere. Se fossi vestito con la divisa da carabiniere sarebbe sicuramente un indizio che io sia un carabiniere, ma certamente non la prova provata. Potrei aver trovato una divisa e essermela messa. È ovvio che se uno mi vede vestito da carabinieri in una caserma di carabinieri con tutti gli altri carabinieri che mi salutano quando mi vedono battendo i tacchi, è ovvio che diciamo ho messo assieme tanti indizi che mi danno la certezza quasi, diciamo, a meno che non stiamo girando il film Il Carabiniere, io sono un attore, quasi la certezza che io sia veramente un carabiniere. Quindi, come dire, lo stesso vale per l'indicatore di menzogna. Dobbiamo mettere assieme tanti indicatori che costituiscono una prova. Vediamo allora di dare alcune istruzioni, alcune informazioni utili. Il primo indicatore è quello della simmetria. Siccome quando noi mentiamo, una parte del nostro cervello in realtà non mente e sa che pensa ad esempio un'altra cosa, sa qual è la verità, allora siccome il nostro emisfero cerebrale comanda, l'emisfero sinistro comanda il lato destro del corpo e viceversa, una parte del nostro corpo ha dei movimenti asimmetrici, perché arriva solo un input da una parte. Quindi, ad esempio, chi fa questo movimento, questa spallucce, mentre io dico, possiamo concludere questa trattativa, non preoccuparti che io non ho nessun problema economico. E mentre faccio questa affermazione, tendo a sollevare una spalla, mentre l'altra resta bloccata, è un indicatore che io stia mentendo. Ovviamente devo cogliere in sincronica risposta a quello che sto dicendo all'indicatore. Lo stesso vale per microespressioni facciali di asimmetria. Ad esempio, muovere gli angoli della bocca in questo modo mi danno un'altra indicazione che la persona sta mentendo. Altre indicazioni arrivano osservando i movimenti oculari. I movimenti oculari verso destra, verso sinistra, per chi sta guardando, danno un'indicazione, che non sto accedendo alle mie memorie. Quindi il movimento oculare, avviene prima di ciò che sto per dire. Quindi prima c'è il movimento oculare, poi la persona parla. Se il movimento oculare avviene alla destra della persona che parla, e quindi per chi osserva, alla sinistra di chi osserva, significa che il parlante non sta accedendo alla memoria, ma si sta costruendo una risposta. Quindi è probabile che questa risposta che sta dando non sia un qualcosa di inventato, un qualcosa di costruito. È un altro indizio di bugia. Prima di diciamo, emettere, o soprattutto quando ci viene fatta una domanda,
Un indicatore di bugia è la microespressione della paura, questa, che avviene in poco tempo, perché è sostanzialmente la paura di essere scoperti. Noi dobbiamo diventare una sorta di macchina della verità. Abbiamo il vantaggio rispetto alla macchina della verità che cogliendo le microespressioni facciali diamo anche una qualità della microespressione. Vi suggerisco a questo proposito di seguire il mio corso completo sulle microespressioni facciali su questo canale, quindi iscrivetevi al canale, poi potrete accedere a seguire tranquillamente tutto il corso, perché vi daranno delle indicazioni utilissime questo corso su come cogliere quelle che sono le emozioni, che tipo di emozioni vive una persona, quindi l'emozione della paura o anche alle volte l'emozione della rabbia in alcuni casi. Può dare l'indicazione che la persona sta mentendo nei nostri confronti. Il sorriso falso è quello asimmetrico. Ecco, un sorriso di questo genere è un indicatore che la persona probabilmente sta mentendo. Ecco quindi che è veramente importante cogliere tutta questa serie di indicatori. Quindi, ripeto, asimmetrie in diverse parti del corpo, microespressioni di paura, scarichi tensionali, ad esempio soprattutto attorno al naso. Quando la persona parla, se dice, non so, siete a una cena con un uomo, voi siete donne, e lui dice: sono una persona molto fedele e mentre lo dice fa questo movimento di sfregamento del naso, significa che la sua parte emotiva sta smentendo quello che lui sta affermando a livello logico-razionale. Questo è un altro indicatore per cogliere la menzogna. Poi, come vi ho detto, i movimenti oculari. Il tono della voce. Il tono della voce tende a diventare più acuto quando entriamo in tensione. Anche un eccesso di gesti manipolatori, che sono uno scarico di tensione, ovviamente la persona inizia a grattarsi, inizia a giochicchiare con qualche oggetto, inizia a manipolarsi in qualche modo per scaricare la tensione. Sono tutti indicatori che sale il livello di carica tensionale. Ovviamente non dobbiamo fraintendere questo, infatti la macchina della verità, il poligrafo che rivela sostanzialmente attraverso tutta una serie di elettrodi dove viene misurata la pressione sanguigna, viene misurata la conducibilità elettrica della pelle, il battito cardiaco, la frequenza respiratoria, tutta un'altra serie di indicatori, dà indicazioni che la persona sta veramente vivendo un'emozione, in modo inoppugnabile direi. Però non è detto che questa persona stia mentendo, vanno fatte delle verifiche, diciamo, di taratura apposita, anche perché supponete durante un interrogatorio un innocente che viene accusato di qualcosa. Nonostante sia innocente, nonostante dica la verità, solo per il fatto di essere accusato ingiustamente avrà un livello di emotività alto. Per cui bisogna cogliere, diciamo, queste indicazioni e fare una taratura dello strumento. Ovviamente, normalmente invece nella comunicazione interpersonale noi utilizziamo i sensori che sono ciò che vediamo e quindi dobbiamo diventare veramente degli acuti osservatori per cogliere tutti gli indizi che vi ho dato e riuscire a scoprire, quindi attraverso la comunicazione non verbale, attraverso le microespressioni facciali, scoprire la menzogna e avrete una marcia in più nella vita. Vi suggerisco di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sul mio blog http://seduzionevip.com. Ciao a tutti!